Bentrovati, oggi ci troviamo a Merano, siamo in compagnia di Patrizia Brunner, che è la proprietaria dell'hotel Sitnerhof, appunto nel centro di Merano. Buongiorno Patrizia, bentrovata. Allora, quest'anno anno importante per voi, 1959-2019, sono 60 anni. È un bellissimo compleanno, un bellissimo traguardo che vi ha portato alla terza generazione, se non erro, no? Di gestione dell'attività e dell'hotel. Avete preparato qualche cosa per festeggiare questo evento? Sì, in occasione del nostro 60° anniversario abbiamo fatto un album fotografico, sì, in occorrenza con tutte le foto da come è nato l'albergo. Racchiude un po' la storia della famiglia e dell'attività, ecco. Così possiamo magari anche approfittare per leggerlo e vederlo, ecco, questo è molto importante. Tra le altre cose cosa avete organizzato? Poi a fine del mese faremo una bella festa in compagnia sia degli ospiti che amici per festeggiare questa ricorrenza. E una volta alla settimana festeggiamo insieme ai nostri ospiti, facciamo una torta di compleanno e invitiamo tutti i nostri ospiti a festeggiare tutte le insieme settimane. A noi. Una volta alla settimana, per tutto l'anno. Per tutto l'anno, bellissimo. Allora veremo a festeggiare anche noi, così mangeremo la torta. E poi ovviamente abbiamo diverse offerte per tutto l'anno, che c'è sempre qualcosa. Qualcosa per festeggiare. Da festeggiare, questo bellissimo. È un importante traguardo. Ecco, questo è un bellissimo hotel 4 stelle, siamo in un paradiso di verde, diciamo, sulla piscina. E quali sono poi le caratteristiche di questo hotel, visto che ha conduzione familiare? Ma diciamo, la posizione per noi è importantissima, perché siamo vicini al centro ed essendo una strada a fondo cieco c'è pochissimo traffico e quindi siamo immersi al verde. È un'oasi. Un'oasi, diciamo. Sì, certo. Poi le cose importanti, che è la conduzione familiare, certo. I nostri ospiti. Siete una famiglia, diciamo, di 7 suddivisi i compiti, esatto, no? Esatto, sì. Esatto, per cui c'è lei, sua sorella, i genitori, sì. E poi c'è suo fratello, se Il fratello ha due ristoranti qui a Merano, sì, esatto. A Merano. E poi suo cognato in cucina, esatto, no? Sì. Esatto. Che tipo di cucina avete? Ma abbiamo, diciamo, un misto tra le diverse culture, sia quella altoatesina, quella mediterranea e anche quella internazionale. Benissimo. Per quanto riguarda il tipo di clientela che viene a trovarvi, principalmente da dove ne arriva e in base alla stagionalità? Esatto, ecco. Dipende un po' dalle stagioni, diciamo nei mesi di luglio e agosto abbiamo tanti clienti italiani, nel periodo dei mercatini Natale anche lì ci sono tantissimi ospiti italiani che vengono sia alle terme di Merano che proprio per vedere i mercatini. Mentre nei periodi, diciamo, di primavera, autunno abbiamo più clientela estera, della Germania, Svizzera. Benissimo. Vogliamo ricordare le date di apertura, diciamo il periodo di apertura dell'hotel? Ma noi siamo aperti quasi tutto l'anno, apriamo a metà marzo e siamo aperti fino al 6 di gennaio. Benissimo. So che voi ci tenete particolarmente ai vini, esatto, perché i vini sono di vostra produzione. Sì. Voi avete una cantina qui vicino. Abbiamo che il vigneto proprio qua vicino qua a fianco, al nostro hotel, ecco, dove una volta avete una varietà di vini sempre dell'Alto Adige che producete voi, no? Sì. E che sono questi che poi andremo, esatto, a assaggiare, ecco. Sono esclusivamente diciamo offerti a, diciamo, ai clienti, ecco. Non è grandissimo però diciamo abbiamo 9 diverse varietà tra i vini bianchi, rossi e rosati. E quindi diciamo ci basta qui per l'albergo, ma non sono in vendita di fuori. Patrizia, vogliamo dare i dati, l'indirizzo internet e il numero di telefono per potervi contattare, certo, ed volentieri, eventualmente poter fare una prenotazione? Sì, allora il numero di telefono è 0473 446 331, il sito internet è www.sitnerhof.it. Benissimo. Patrizia, non resta allora che fare un brindisi al compleanno, ai 60 anni di attività. Invitiamo tutti a Merano a venire all'hotel Sitnerhof e concludiamo con questo cin cin. Salute. Salute.